Una persona che ha saputo amare la bellezza si è lasciato circondare dai suoi amori, dal suo prossimo, si è lasciato circondare dall'armonia della musica. Una persona quindi bella che il Signore senz'altro accoglie quest'oggi nella sua casa. Il parroco dei Sabbioni, fra Tommaso Grigis, ha officiato il funerale di Mauro Pamiro, l'insegnante cremasco trovato morto in un cantiere edile a pochi passi dalla sua abitazione, questa mattina insieme a Don Ennio Raimondi e Don Remo Tedoldi. L'insegnante è stato ricordato dai suoi colleghi e dagli alunni visibilmente commossi. Sempre pronto nel dare una mano e amante della musica e dell'innovazione, il professore lascia un vuoto nell'Istituto Galilei. Il professor Pamiro era un grande uomo. Attento all'intelligenza, all'incertezza e al problema dei suoi ragazzi, a cui teneva come dei figli, sempre pronta a porgere una mano, stimolarci e parlare con noi. Era sempre allegro di portare alle vite dei ragazzi che scherzavano sul suo modo di salutare genericamente felice. Non avevamo idea di quando ci sarebbe mancato. Ricordo come si fosse in tutte le nostre discussioni musicali, pareri, consigli. Penso che se non ci vedesse, sorriderebbe, pensando come vorrebbe che tutti noi fossimo felici. La dirigente Maria Grazia Crespiatico ha ricordato la figura del prof. Pamiro. Siamo stati privati di lui troppo presto, ma ti supplichiamo, fa che la luce del suo sguardo, l'arguzia della sua sottile ironia mai banale, la sua generosa solidarietà, il suo radicato senso etico, la sua incrollabile volontà e la sua giocosa creatività siano sempre per noi forza per non cedere all'ingiustizia e sprone per essere nuovi seminatori di pace, seguendo le sue orme. Proseguono intanto le indagini per stabilire le cause del decesso e le ipotesi restano tutte aperte. Dall'omicidio alla disgrazia al gesto estremo, anche se i risultati dell'autopsia farebbero pensare ad un incidente. Pamiro sarebbe morto in seguito ad una caduta dall'alto nella notte tra sabato e domenica scorsi. La moglie, Deborah Stella, indagata per omicidio come atto dovuto, resta ancora ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Crema.